La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù. È il giorno del Signore, il primo della settimana, è la Pasqua settimanale, quella prima Pasqua settimanale. Ed è molto vicina l'esperienza di quei discepoli che vivono quella Pasqua settimanale a porte chiuse, è molto vicina alla nostra esperienza. Le nostre liturgie in questi giorni sono sospese, pochi le possono celebrare. Tutti noi siamo chiusi nelle nostre case, forse con alcune paure e soprattutto con molti interrogativi. Ebbene, in quella situazione, in questa situazione, nella nostra situazione, Gesù viene, si avvicina, sta in mezzo a noi, non ci lascia soli con le nostre paure, i nostri interrogativi e le nostre chiusure. Stette in mezzo, venne Gesù e viene con tutta la ricchezza dei suoi doni pasquali. Il primo è pace a voi e lo ripete due volte, come a dire fate spazio dentro la vostra vita alla vita piena, alla mia vita. Riconciliatevi anche con le vostre paure, le vostre fragilità. E poi fate pace anche con gli altri, con la situazione, con il mondo, con la realtà. Lo ripete due volte. Riconciliati con le tue paure, anche con i tuoi errori. Fai spazio alla vita. Ospita la vita che sta per arrivare venendosi quando viene il Signore risorto. Difatti, quale vita ci dona Gesù quando viene e rimane in mezzo a noi? Quale pace ci porta? Quale pienezza di vita ci porta, quale shalom ci porta. Il primo si mostrò con le sue ferite, le mani trafitte, il costato aperto. Si mostrò come uno che non smette di dare la vita per te, per me, che non smette di essere appassionato al mio bene, che continua ad amarmi fino in fondo come mi ha amato morendo per me sulla croce. Il risorto è colui che è crocifisso per me, che è morto per amore per me, per la mia vita, per la vita di tutti. Quindi mi riempie di una vita piena di amore, piena della sua passione. Ma non solo. Soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Nella vita chiusa si soffoca, non c'è respiro, quindi non c'è vitalità. Il soffio dello Spirito è quel soffio della prima creazione, del primo giorno, che ci ha reso esseri viventi. Quindi la venuta di Gesù è un momento di nuova creazione, ci permette di tornare a vivere, a respirare appunto, a vivere con il cuore aperto, con gli occhi aperti, come quel primo giorno. E qual è il primo frutto di questa visita del Signore risorto? È la capacità di perdonare, di portare vita anche agli altri, di portare questo soffio negli incontri, anche se limitati, che viviamo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Anche voi siate appassionati della vita degli altri. E questa è l'esperienza del primo giorno, di ogni domenica, anche quando la liturgia è sospesa, anche quando siamo a porte chiuse. Ma in questa esperienza c'è un assente. Uno dei dodici non c'è. È Tommaso, detto anche Didimo, è la traduzione greca del termine Tommaso, che vuol dire il gemello di ciascuno di noi. Allora seguiamo l'avventura di Tommaso, che è l'avventura di uno che è legato a Gesù, ma che nel suo attaccamento a Gesù vive momenti di incomprensione, di resistenza, ma poi giunge alla fede vera, alla fede autentica. Seguiamo anche noi, dato che è nostro gemello nell'esperienza della fede, l'avventura di Tommaso. Tommaso è presente soprattutto nel Vangelo di Giovanni ed è presente tre volte. Nella prima volta si presenta come molto legato a Gesù e quindi coraggioso. Vive con Gesù un'adesione incondizionata. Quando Gesù viene avvisato che Lazzaro sta per morire, i discepoli gli dice: non è possibile andare a Betania perché si deve passare attraverso Gerusalemme e là ti uccideranno. E Tommaso dice coraggiosamente e senza condizioni: seguiamo Gesù, andiamo a morire con lui. È coraggioso, una sequela incondizionata. Ma lo troviamo anche in un secondo momento, a cena, a tavola con i discepoli, e lì lo vediamo più confuso, smarrito,
vive il suo momento di fatica, di smarrimento. Dove vai, Signore? Non sappiamo dove vai. Non sa dove è la presenza del Signore, qual è il destino del Signore, qual è il percorso di Gesù. È molto incerto, è molto confuso. E qui, nel Vangelo di questa domenica, il capitolo 20, è assente. Non era lì, non era con i discepoli ed è uno dei discepoli. Ma quando i discepoli gli annunciano della visita del Signore, lui si presenta, si esprime in modo molto, molto dubbioso e soprattutto è uno che vuole porre condizioni. Sembra che abbia una pretesa di incontrare anche lui Gesù, ma in un modo molto fisico, molto di contatto, senza la capacità di attenderlo nel suo modo di presentarsi che è sempre nuovo. Vuole mettere le mani su Gesù. E quando c'è questa pretesa senza attesa si è un po' predatori della vita dell'altro, si occupa un po' la vita dell'altro, ma forse non c'è solo pretesa, il desiderio di Tommaso di mettere le mani se e di porre delle condizioni, tre condizioni, per poter credere nel risorto. C'è il desiderio di scoprire se davvero Gesù lo ama ancora, perché voler vedere e toccare le sue ferite vuol dire vedere se Gesù è ancora uno disposto a dare la vita per me. O se la risurrezione è solo un'esplosione di gloria che vale per Gesù e non vale più per noi. E qui scopriamo che l'attenzione alle ferite di Gesù, cioè al crocifisso risorto, è indispensabile. Il risorto è il crocifisso. La domanda è: mi ama ancora? Forse dentro il cuore è dubbioso, smarrito, incerto, resistente di Tommaso, c'è questa domanda. E allora 8 giorni dopo, il Vangelo dice, 8 giorni dopo venne Gesù e c'era con loro anche Tommaso in mezzo ai discepoli. Non è più l'assente. Ma la bellezza di questo versetto è questo, che c'è sempre un'altra domenica e da quel momento tutte le settimane. Vuol dire che anche nelle nostre incertezze, nelle nostre fatiche arriva Gesù. C'è un'altra domenica, anche se io non ho ancora vissuto l'esperienza dell'incontro con Lui la prima volta. C'è sempre un'altra volta, c'è sempre una possibilità per me. 8 giorni dopo Gesù viene e si rivolge proprio a Tommaso, all'incerto, allo smarrito, al resistente, a colui che non capiva, che aveva anche delle pretese. Si rivolge proprio a lui nelle sue incertezze. E se Tommaso aveva posto 3 condizioni, Gesù gli risponde, lui aveva messo 3 sì, Gesù gli risponde con 5 sì. Difatti dice, metti qua il tuo dito, guarda le mie mani, tendi la tua mano, mettila nel mio fianco e sii credente, non essere più incredulo. Lo supera. Tu hai detto dei sì, 3, io ti dico, ti supero nella positività, nel dono, nella grazia, nella sovrabbondanza, 5 sì. A questo punto Tommaso si sente amato nella sua incredulità e questo lo disarma, gli fa cadere tutte le pretese e lo fa diventare davvero credente, credente in un modo unico e straordinario, perché fa la più bella professione di fede, perché gli dice, senza la pretesa di mettere le sue mani, di possedere Gesù, mio Signore, mio Dio. La più alta professione di fede, per cui c'è l'oggettività del riconoscimento di chi è Gesù, è il Signore, vuol dire è il vittorioso sulla morte, è il mio Dio e in te ha operato proprio Dio, tu narri la bellezza del volto di Dio, Dio è proprio così, ma soprattutto c'è anche il suo coinvolgimento personale, mio Signore, mio Dio. La fede è questa relazione personale con un dono che è grandissimo, che è vero, che si basa su un evento. Signore vuol dire tu hai proprio vinto la morte. L'evento della croce è proprio l'evento del tuo amore per noi che non finisce più, che rimane. E questo è il volto vero di Dio. Ma tutto questo è per me, per ogni persona. Ecco, chiediamo anche noi la grazia di sperimentare nella fatica di tutti i giorni la bellezza della fede.